Buongiorno a te nel nome di Cristo Gesù. Noi siamo arrivati alla giornata di venerdì, venerdì 27 di agosto del 2021. Abbiamo trascorso durante queste settimane un bellissimo tempo, durante questo mese, la possibilità di leggere la parola del Signore. Oggi non sarà diverso, noi continueremo a leggere la parola di Dio. Infatti, durante questa puntata di Leggiamo la Bibbia insieme, noi leggeremo il capitolo 20 e il capitolo 21 e a Dio piacendo la prossima settimana concluderemo il mese e concluderemo anche il libro di Secondo Re. Ma per ora concentriamoci su Secondo Re capitolo 20 e capitolo 21, parola del nostro Signore. In quel tempo Ezechia si ammalò di una malattia che doveva condurlo alla morte. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, andò da lui e gli disse: «Così parla il Signore, dà i tuoi ordini alla tua casa, perché tu morirai, non guarirai». Allora Ezechia voltò la faccia verso il muro e pregò il Signore dicendo: «Signore, ricordati, ti prego, che ho camminato davanti a te con fedeltà e con un cuore integro e che ho fatto ciò che è bene agli occhi tuoi». Ezechia scoppiò in un gran pianto. Isaia non era ancora giunto al centro della città quando la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: «Torna indietro e di a Ezechia, principe del mio popolo, così parla il Signore, Dio di Davide, tuo padre. Ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime, ecco, io ti guarisco, fra tre giorni salirai alla casa del Signore. Aggiungerò alla tua vita 15 anni, libererò te e questa città delle mani del re d'Assiria, e proteggerò questa città per amor di me stesso e per amor di Davide, mio servo». Isaia disse: «Prendete un impiastro di fichi secchi». Lo presero e lo misero sulla lucera e il re guarì. Ezechia aveva detto a Isaia: «Da quale segno riconoscerò che il Signore mi guarirà e che fra tre giorni salirò alla casa del Signore?» E Isaia gli aveva risposto: «Eccoti, da parte del Signore il segno, da cui riconoscerai che il Signore adempirà la parola che ha pronunziata. Vuoi tu che l'ombra si allunghi per 10 gradini, ovvero retroceda di 10 gradini? Ezechia rispose: «È facile che l'ombra si allunghi per 10 gradini. No, l'ombra retroceda piuttosto di 10 gradini. Il profeta Isaia invocò il Signore, il quale fece retrocedere l'ombra dei 10 gradini sui gradini di Acas, sui quali era discesa. In quel tempo, Beroc Dac Baladan, figlio di Baladan, re di Babilonia, mandò una lettera e un dono a Ezechia, perché aveva sentito che Ezechia era stato ammalato. Ezechia diede udienza agli ambasciatori e mostrò loro le stanze dove erano tutte le sue cose preziose: l'argento, l'oro, gli aromi, gli oli finissimi, il suo arsenale e tutto quello che si trovava nei suoi magazzini. Non fu cosa nel suo palazzo e in tutti i suoi domini che Ezechia non mostrasse loro. Allora il profeta Isaia andò da re Ezechia e gli disse: «Che hanno detto quegli uomini? Da dove sono venuti?» Ezechia rispose: «Sono venuti da un paese lontano, da Babilonia». Isaia disse: «Che hanno visto in casa tua?» Ezechia rispose: «Hanno visto tutto quello che c'è in casa mia. Non c'è nulla nei miei tesori che io non abbia mostrato loro». Allora Isaia disse a Ezechia: «Ascolta la parola del Signore. Ecco, verranno giorni in cui tutto quello che c'è in casa tua e tutto quello che i tuoi padri hanno accumulato fino a oggi sarà trasportato a Babilonia e non ne rimarrà nulla, dice il Signore. Saranno presi anche alcuni dei tuoi figli generati da te per farne degli eunuchi nel palazzo del re di Babilonia». Ezechia rispose a Isaia: «La parola del Signore che tu hai pronunziata è buona». Poi aggiunse: «Sì, se almeno vi sarà pace e sicurezza durante la mia vita». Il rimanente delle azioni di Ezechia,
tutte le sue prodezze, la sua costruzione del serbatoio, dell'acquedotto per portare l'acqua in città, sono cose scritte nel libro delle cronache dei re di Giuda. Ezechia si addormentò con i suoi padri e Manasse suo figlio regnò al suo posto. Secondo Re, capitolo 21, parola del Signore. Manasse aveva 12 anni quando cominciò a regnare e regnò 55 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Chefsiba. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, seguendo le abominazioni delle nazioni che il Signore aveva scacciate davanti ai figli di Israele. Ricostruì gli alti luoghi che Ezechia suo padre aveva demoliti, costruì altari a Baal, fece un idolo d'Astarte come aveva fatto Acab, re di Israele, e adorò tutto l'esercito del cielo e lo servì. Costruì pure altari ad altri dei nella casa del Signore, riguardo alla quale il Signore aveva detto: in Gerusalemme io porrò il mio nome. Costruì altari a tutto l'esercito del cielo nei due cortili della casa del Signore. Fece passare suo figlio per il fuoco, si diede alla magia e agli incantesimi e nominò degli evocatori, dei spiriti e degli indovini. Si abbandonò completamente a fare ciò che è male agli occhi del Signore, provocando la sua ira. Mise l'idolo di Astarte che aveva fatto nella casa della quale il Signore aveva detto a Davide, a suo figlio Salomone: in questa casa e a Gerusalemme, che io ho scelta fra tutte le tribù di Israele, porrò il mio nome per sempre. E non permetterò più che il piede di Israele vada errando fuori dal paese che io diede ai suoi padri, perché essi mettono in pratica tutto quello che ho loro comandato e tutta la legge che il mio servo Mosè ha loro prescritta. Ma essi non ubbidirono e Manasse li indusse a far peggio delle nazioni che il Signore aveva distrutte davanti ai figli di Israele. Il Signore parlò per mezzo dei suoi servi e i profeti in questi termini: poiché Manasse, re di Giuda, ha commesso queste azioni abominevoli e ha fatto peggio di quanto fecero mai gli amorrei prima di lui e mediante i suoi idoli, ha fatto peccare anche Giuda. Così dice il Signore Dio di Israele: io faccio venire su Gerusalemme e su Giuda tale sciagura che chiunque ne udrà parlare rimarrà stordito. Stenderò su Gerusalemme la stessa cordicella usata per Samaria e la livella usata per la casa di Acab, e ripulirò Gerusalemme come si ripulisce un piatto che dopo lavato si volta sotto sopra, e abbandonerò il resto della mia eredità. Li darò nelle mani dei loro nemici e diverranno preda e bottino di tutti i loro nemici, perché hanno fatto ciò che è male agli occhi miei e hanno provocato il mio sdegno dal giorno che i loro padri uscirono da Egitto fino ad oggi. Manasse inoltre sparse moltissimo sangue innocente, tanto da riempire Gerusalemme da un'estremità all'altra. Senza contare i peccati che fece commettere a Giuda, facendo ciò che è male agli occhi del Signore. I rimanenti delle azioni di Manasse, tutto quello che fece, i peccati che commise, è scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda. Manasse si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nel giardino della sua casa, nel giardino di Uzza, e Amon, suo figlio, regnò al suo posto. Amon aveva 22 anni quando cominciò a regnare e regnò 2 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Mesulemet, figlia di Carus, de Iotba. Egli fece ciò che era male agli occhi del Signore, come aveva fatto Manasse suo padre. Imitò la condotta di suo padre, servì quegli idoli che aveva servito suo padre e li adorò. Abbandonò il Signore, Dio dei suoi padri, e non camminò per la via del Signore. I servitori di Amon organizzarono una congiura contro di lui e uccisero il re in casa sua. Ma il popolo del paese fece morire tutti quelli che avevano cospirato contro il re Amon e fece re al suo posto Giosia, suo figlio. I rimanenti delle azioni compiute da Amon
è scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda. Egli fu sepolto nel suo sepolcro nel giardino di Uzza e Giosia, suo figlio, regnò al suo posto. Parola del Signore. Io ti aspetto, se così il Signore vorrà, lunedì, perché noi possiamo leggere la parola del Signore. Nel frattempo noi facciamo, io insieme a tutti i fratelli, un invito a te perché tu possa celebrare il Signore con noi a Cesena e a Rimini, a Cesena in via Romagna 268, a Rimini in via Cesare Pavese numero 8, sempre alle ore 10:30. Che Dio ti benedica nel nome di Gesù.